Cari amici allevatori, come vedete Geronimo è in piena forma. Questo video per voi, qui abbiamo un mappamondo dove vediamo lì è l'Africa e proprio questi animali arrivano da quei luoghi. Come ho detto, 100 anni fa un ornitologo, diciamo amante della naturalezza, si è recato verso l'Africa e ha fatto le sue osservazioni verso quelli posti territoriali della foresta e ha scoperto questa specie, i turachi. Perciò questi animali che noi li abbiamo qui sono del recente, sono stati scoperti e iscritti. Come vedete il mappamondo ci dà delle sorprese, chissà quanti animali ancora da scoprire in questo mondo meraviglioso. Questa scena che voi vedete in questo animale che, di movimento che si vede è molto affettuoso. Perché? Perché è chiaro, l'ho allevato io e perciò si sente protetto. È un animale docile, amabile e come tutti gli animali, quando noi le seguiamo con amore. Il nostro compito, ornitologi appassionati delle nostre specie, è quello di preservare, guardate, di preservare. Geronimo è vissuto e ha fatto il Natale. Guardate cosa va a fare, guardate cosa ha fatto. Avete visto cosa ha fatto? Lui continua a farlo perché la specie è una specie frugivoro che è in automatismo, ha un automatismo dalla foresta, va sulle alberi, si arrampica e poi non ce ne immaginiamo cosa fa. E fa un suono come le scimmie. Fa fa questo verso, fa un verso da scimmia, probabilmente per confondere. Vai a sapere perché quel rumore, quel canto, è un canto che si miscela verso le scimmie che sono in quelle, diciamo, foreste. Guardate che meraviglia. Lui pensa che io sia suo padre, sua madre, ma non lo sono. È chiaro. Bene, in questo video vi auguro un buon anno, abbiamo festeggiato il Natale e l'anno che noi aspettiamo dipende di noi, siamo noi e il futuro di questo meraviglioso mondo al quale noi viviamo e al quale noi viaggiamo. Bene, custodiamo la natura. Eccolo qui, Geronimo, in piena vita, meraviglioso. Amen.